Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi mi sto accingendo a fare qualcosa di epico, ovvero la pulizia del mio armadio. Sono, non so, un sacco di settimane che ce l'ho in disordine, ma in realtà non è mai stato in ordine. Questo armadio ce l'avrò all'incirca da 7-8 mesi e purtroppo, essendo un armadio aperto, non sono ancora riuscita a capire bene come gestirlo al meglio, quindi spero che questo video in qualche modo vi possa aiutare a fare la scelta giusta, se anche voi state arredando casa oppure la vostra camera, perché se potessi tornare indietro credo che farei delle piccole modifiche, ma ormai l'ho scelto così e me lo tengo così e cerco di ottimizzarlo al meglio. Quindi adesso vi faccio subito vedere la situazione. Le condizioni dell'armadio al momento sono queste, decisamente disastrate. Qui c'è questa borsa con alcuni vestiti che ho preso giù a casa dei miei. Questa, diciamo, è la zona un po' più sistemata, anche se in realtà non è così perché ho messo un po' le cose a caso nel corso dei mesi. E qui, insomma, c'è tutto il lato ancora estivo. Ho preso poi questa sorta di contenitori organizer salvaspazio per appunto inserire all'interno tutti i capi per il cambio di stagione. Devo dire che sono anche molto belli, non so se si percepisce dalla videocamera, ma hanno questo motivo damascato in rilievo un po' vellutato, molto carino, che si addice secondo me anche ai colori della camera. Mentre per la cassettiera della toiletta ho preso questi contenitori un po' più piccolini. Poi magari se vi va e se vi fa piacere vi faccio vedere come sistemo anche lei insieme a tutta la mia makeup collection. Nel caso spolliciate oppure lasciatemi un commento qui sotto per farmi capire che vorreste vederlo. Aperti risultano anche abbastanza spaziosi, come potete vedere. Questa è la misura più grande, c'erano anche quella intermedia e quella più piccolina, che penso invece prenderò per l'armadio della biancheria per sistemare un po' tutte le asciugamani. Questa comunque devo dire che secondo me mi darà grandi soddisfazioni. Qui sotto invece ho tutti i maglioni invernali, che devo dire sono messi anche abbastanza bene perché sono perlomeno ordinati e piegati. Certo, non sono divisi per colorazione, ma meglio di niente. L'unica cosa di cui mi sono accorta è che nel corso degli ultimi mesi si sono totalmente impolverati, cosa che si nota per lo più su quelli più scuri. Quindi stavo pensando di cambiarli posto oppure di metterci qualcosa al di sopra, che a livello estetico non è proprio bellissimo, però potrebbe rivelarsi funzionale. In tal caso, se voi avete qualche consiglio da darmi, sapete che è sempre ben accetto, soprattutto in questi casi, perché non so come ovviare alla cosa. Adesso come primo step vado a liberare questa cassettiera con tutti i capi prettamente estivi, che comunque adesso non metto più perché sono troppo leggeri e soprattutto ingombrano. Mi è venuto in mente che i maglioni posso metterli qui, mentre lì sotto posso mettere le scarpe. È un'idea che mi è venuta adesso in questo momento e che credo sia quella più saggia. Comunque, nel caso non si fosse capito, il problema principale di questo armadio aperto è l'anta angolare, che come vedete è perennemente disordinata, appunto perché io non so come posizionarci le cose. Qui secondo me ci vorrebbero delle scatole basse e lunghe da posizionare, due per ogni ripiano, in modo da tenere tutto ordinato, un po' come dovrebbe succedere per l'ultima mensola, che in realtà non è così, dove avevo preso queste scatole qui da ufficio di Ikea,
che adesso sinceramente non è che mi convincono nemmeno più di tanto, però lì ci sono diverse cose di Francesco che c'erano prima qui dentro questa casa che non so dove mettere perché ho tutti gli armadi aperti e quindi per forza così. Oppure devo prendere delle scatole uguali per tutti ed eliminare alla fine queste qui. Qui diciamo che la situazione è nettamente migliore, voglio solamente ordinarli per degradazione di lavaggio ed eliminare ad esempio questo pantalone elegante che qui non c'entra nulla e che tra l'altro mi si sta totalmente stropicciando qui e poi non so come stirare. Adesso sono finalmente a posto, partendo dalla prima fila dove sono tutti bianchi, poi c'è il lavaggio più chiaro, quello intermedio per andare a finire a quello più scuro e a quelli neri e poi qui andranno quelli a fantasia che per il momento ho in lavatrice. Qui la situazione, non so se si percepisce, ma mi è chiaramente sfuggita di mano. Ho finalmente liberato la zona sottostante dell'angolo da tutte queste scatole, le ho svuotate e sono andata a comprare le altre due scatole di queste qui, di dimensioni diverse. Questa è un po' più piccina, dove ho messo dentro alcuni pupazzi, mentre qui ci sono tutte le cianfrusaglie di Francesco e qui altre cosine sempre sue. Col ferro da stiro mi sta urtando il sistema nervoso, devo trovargli una postazione. Mentre per quanto riguarda quest'angolino qui centrale, che è il mio preferito, non so se si era intuito, qui ho messo alcune borse. Qui abbiamo sistemato ieri tutti i pantaloni e jeans, mentre sopra c'è l'angolo dei capispalla, quindi principalmente cappottini e blazer, e li ho messi a posto per ordine cromatico, quindi dal bianco fino al nero. Ne ho approfittato per acquistare anche questi profumatori per armadio. Ne ho preso uno ai frutti di bosco, che sapete, insomma, è una delle mie fragranze preferite, e una all'ambra, che in realtà non è che mi faccia impazzire in generale, ma questa qui in particolar modo non era eccessivamente dolce, quindi poteva passare in base ai miei standard. Non so se effettivamente sia utile appendere questi cosi all'interno dell'armadio, visto che sono entrambi aperti, però ormai li ho presi e vedremo come si comporteranno. Ecco qui la situazione generale dell'armadio finalmente messo a posto, non ci posso credere, è anche bello in ordine. Adesso ve lo faccio vedere più nel dettaglio. In questa colonna qui ho posizionato alcune delle borse che utilizzo di più in questo periodo, partendo da quelle che utilizzo di meno, che ho messo in alto, a quelle che utilizzo in maniera quotidiana. Qui sotto invece ho messo principalmente tutti i maglioncini a costine, insomma tutte le magliette sottili che posso mettere in questo periodo al di sotto dei blazer per stratificare i vari look. Questi qui per intenderci. In quest'anta centrale invece sopra ho messo a posto tutti i capispalla, sempre in ordine di colore più o meno e di tessuto, da un lato le pellicette ecologiche, dall'altro invece i cappottini. Sotto ho messo queste scatole qui che ho preso di diverse dimensioni, quelle due sopra sono le medie, mentre queste qui centrali sono quelle più piccoline e quella sotto invece è la misura più grande. All'interno ci sono principalmente le cianfrusaglie di Francesco, qualche pupazzo e cose che comunque non voglio tenere in questo momento fuori, quindi in bella vista. Quest'altra colonna invece ve l'avevo già mostrata, sopra abbiamo i capispalla, sotto invece tutti i pantaloni. Qui ho posizionato le borsette e sotto in quei due cassetti ho messo i maglioni. E infine qui ho messo le scarpe, in particolar modo i sandali, che secondo me sono perfetti, perché comunque i maglioni lì non ce li vedevo proprio perché prendevano troppa polvere. Ecco qui tutti i maglioncini, sempre divisi per ordine di colore più o meno. Questi diciamo che sono quelli un po' più spessi, mentre poi sotto abbiamo questi altri qui. E
Ed infine le scarpe, eccole qua. Ultima colonna, in alto abbiamo i cappelli di paglia e cose estive, le borse le ho messe in quelle scatole che vi ho mostrato prima nell'anta centrale, qui ho lasciato tutti i vestiti estivi perché comunque sono lunghi e non mi va di riporli all'interno delle scatole perché si spiegazzano, quindi stanno benissimo così, e al di sotto ho messo due borse e dietro quella lì beige ci sono anche dei cappelli invernali. L'unica scatola rosa rimasta di quelle che avevo lì sotto di Ikea è questa qui, che indovinate un po' contiene ancora cianfrusaglie di Francesco, che spero un giorno non molto lontano da questo guarderà questo video e si ricorderà di liberarla. Bene ragazze, questa impresa titanica è finalmente giunta al termine. Adesso possiamo trarre le somme e raccontarvi un pochino com'è l'esperienza di avere un armadio completamente aperto. Sicuramente ne avrete visti già tanti spopolare qui su YouTube, su Instagram, nelle foto delle ragazze straniere, principalmente americane e tedesche. E diciamo che sì, è una cosa figa avere l'armadio fatto in questo modo, ma ci sono sia tanti pro che tanti contro che adesso vi espongo. Il primo pro, che è secondo me quello più lampante e di cui ho realmente visto la differenza con l'armadio che avevo a casa dei miei genitori che era chiuso, è che indubbiamente io riesco la mattina a vestirmi più velocemente, a fare subito gli abbinamenti, perché ho praticamente tutto davanti. Riesco a vedere tutti i pantaloni che ho, tutti i capispalla, tutte le borse, tutte le scarpe, anche perché io ho la scarpiera lì completamente aperta. Quindi è facilissimo, ti vesti in un lampo, mentre prima era una tortura ogni mattina perché non trovavo mai le cose, perché giustamente mettendo tutto alla rinfusa, appunto, che poi vedremo dopo, non riuscivo a fare gli abbinamenti, mi sembrava sempre di non avere mai nulla e perdevo inutilmente tempo, mentre così è facilissimo, in un attimo siete vestite, siete pronte e potete scappare via di casa. I contro che invece ho riscontrato nell'utilizzo di questa tipologia di armadio sono la pulizia e l'ordine, che magari, ecco, all'inizio, nel momento della scelta, presa dall'euforia, non avevo assolutamente tenuto in considerazione. La polvere, calcolate che vi si mangerà. Se non siete solite fare manutenzione, non dico quotidiana, ma un giorno sì, un giorno no, sarete sempre tartassate dalla polvere, soprattutto sui capi, soprattutto sui capi spalla in particolar modo, ho notato proprio che si forma una patina grigia. Quindi in tal caso dovete servirvi di uno spolverino. Adesso ve lo faccio vedere. Questo qui, ragazze, preso dal cinese, 1,50 euro, è un po' lurido come potete vedere perché è grigio, io lo utilizzo tutti i giorni sui ripiani e devo dire che mi aiuta veramente, ma veramente tanto. Poi passo l'aspirapolvere, che è una mano santa che vi consiglio assolutamente di prendere perché in casa ci vuole. Io sono stata per diverso tempo senza, perché pensavo che non fosse necessario. Nel momento in cui abbiamo preso il cane, giustamente ci vuole, perché altrimenti vi trovate i peli dappertutto. Io la passo ben due volte al giorno, una la mattina e una la sera. Poi per quanto riguarda invece proprio la pulizia dei ripiani, io utilizzo questo, che è favoloso, ed è lo Chantecler, questo qui alla lavanda, che è davvero super potente, come c'è scritto, ed è diverso dal classico Chantecler, quello alla Marsiglia per intenderci, perché davvero pulisce bene e poi è molto profumato. Il secondo contro, che è fondamentale, con un armadio aperto non potete permettervi di lanciare tutto alla rinfusa. Dovete assolutamente tenere tutto ordinato ogni volta che comunque vi vestite o vi svestite. Sempre, ragazze, sempre, perché basta solamente una cosa fuori posto che sembrerà che dentro la vostra camera sia scoppiata una bomba.
Ne ho le prove, ragazze, perché insomma inizio video avete visto la situazione che non era proprio favolosa, anche perché mi ero lasciata un po' andare dalla disperazione, sono sincera, perché non sapevo proprio come riuscire ad organizzarlo, però devo dire che adesso con queste scatole ho trovato la soluzione ideale per me e spero che insomma riuscirò a mantenere questo stato il più a lungo possibile. Intanto qui mi è venuta a trovare Sissi. Amore, perché non mi aiuti tu a mettere a posto l'armadio? Sì, buonanotte, magari. Quindi niente ragazze, io spero tanto che questo video vi sia stato utile e che soprattutto la mia recensione vi possa aiutare magari nella scelta futura, magari ecco nel momento in cui arrederete una casa oppure semplicemente la vostra camera. Lasciatemi un pollice in su per farmelo capire, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, passate a trovarmi su Instagram, mi trovate come katia_cardi. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video insieme a Sissi. Saluta Sissi, ciao.